Anche in questa giornata particolare, in questo Venerdì Santo, siamo in vostra compagnia con questo programma dedicato alle famiglie in vista del decimo incontro mondiale del prossimo mese di giugno. Voglio subito salutare i miei ospiti, il nostro studio che come sempre si arricchisce di storie e di esperienze. Ma prima partiamo da Don Vincenzo. Ciao Don Vincenzo, ben trovato. Grazie a te e a tutti i nostri telespettatori. E alla mia sinistra, come sempre, una famiglia, questa volta è la famiglia di Antonio Vigone e di Michela Totaro che sono venuti a trovarci da Manfredonia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Dunque, il tema di questa puntata è, come sempre, in continuità con Amoris Laetitia, questa esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia che insieme stiamo per certi versi esplorando. Il tema è il per sempre e la bellezza dell'amore, ma potremmo poi anche declinarlo secondo un'altra accezione, come il per sempre è. Come verbo, la bellezza dell'amore, ma lo scopriremo nel corso della puntata. Vogliamo subito partire con il video di Papa Francesco, curato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e dal Dicastero per la comunicazione. Vediamo insieme. Ciao, siamo Francesca e Donato, abbiamo 5 figli e siamo sposati da quasi 18 anni. Il matrimonio è un segno prezioso, è l'icona dell'amore di Dio per noi. Questo non significa che l'amore tra i coniugi deve essere per forza perfetto. Nessuno lo è. Ma l'amore tra gli sposi è un processo dinamico che va avanti e migliora nel tempo di una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà. Il matrimonio è per sempre. Dio è fedele al suo progetto d'amore per noi, si fida e scommette sulle coppie di sposi cristiani. Il dono del suo amore rende possibile il per sempre per due creature fragili, limitate, ferite, ma create a sua immagine e somiglianza, quindi destinate all'eternità, quell'eternità che è il per sempre di Dio. Con il matrimonio si dimostra la serietà dell'impegno tra due persone che si amano. Non volersi sposare vuol dire di non voler rendere pubblico l'impegno. Avere delle riserve, forse non essere convinti, non essere sicuri, non si sa. Questo per sempre è innanzitutto perciò dono. E noi come coppia ce ne rendiamo conto soprattutto quando facciamo fatica, entriamo nella fatica del costruire la nostra relazione d'amore, la nostra intimità, il nostro dialogo. Allora lì abbiamo l'occasione di vedere l'intervento tangibile della grazia. Allora succede che magari uno dei due cuori si ammorbidisce e chiede scusa all'altro. Oppure un sorriso basta a sciogliere magari delle freddezze che si sono create nella relazione. A volte succede anche che un figlio con un suo intervento, una sua battuta, una sua coccola riesce ad allentare quella tensione che si era creata. Vedi in questo momento la grazia agente perché il cammino riparte, riparte la vicinanza. Non bisogna avere paura di fallire. La paura è il più grande ostacolo ad accogliere Cristo e il suo progetto di vita tra noi. La paura, un ostacolo, state attenti. Allora un dialogo attento, fatto di ascolto, condivisione, comunione e anche di silenzi, permette allo spirito di educare le relazioni, di educare il nostro istinto, di educare le nostre emozioni, i nostri desideri, i sentimenti. E tutto questo permette all'amore di crescere.
le nostre piccole e grandi infedeltà quotidiane all'altro, al nostro noi di coppia, ci rivelano molto chiaramente di che pasta siamo fatti e di come sia illusorio la possibilità che noi due riusciamo a costruire qualcosa che sia per sempre, qualcosa che non abbia fine. È per questo che abbiamo la necessità di lasciarci modellare dalla grazia di Dio. La Chiesa ha tanto bisogno della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del sacramento. È necessario che ogni coppia testimoni la bellezza del matrimonio cristiano anche con le difficoltà e le sfide di ogni giorno. Parole molto belle, interessanti, su cui davvero poter sviluppare tanti ragionamenti, quelle che abbiamo ascoltato da parte di Papa Francesco, ma anche della famiglia che ha offerto la propria testimonianza in questo bel video. Allora io andrei da Don Vincenzo, perché la tematica che abbiamo detto, il per sempre e la bellezza dell'amore, è una tematica che è tratta dall'ultima parte del quarto capitolo di Amoris Laetitia. Don Vincenzo, abbiamo visto come il Papa sottolinei con forza questo per sempre, questo essere legati per tutta la vita, rivolgendosi ovviamente in maniera specifica agli sposi. Ecco, ma cosa intende davvero il Papa quando parla di per sempre, al di là delle parole? Io penso che il per sempre sia una... un'esplicitazione dell'amore. L'amore o è per sempre oppure manca l'amore. Anche perché siamo nei giorni del Triduo Santo, siamo nel Venerdì Santo. Ecco, forse siamo chiamati a contemplare lì l'amore per sempre. Un amore che è capace di donare tutto se stesso. L'amore di Dio che nel sacramento del matrimonio viene significato nella bellezza dell'amore dei coniugi. E allora quel per sempre non è tanto, come dire, il raggiungimento attraverso le nostre sole forze umane di un per sempre quasi volitivo che ci faccia mettere anche sul piedistallo. È l'accettazione di un dono, e di un dono che va costruito nel quotidiano. Perché le fragilità di noi uomini ci sono sempre, nella relazione uomo-donna, nel matrimonio, nelle relazioni tra genitori-figli, figli e genitori più anziani, c'è sempre qualcosa che può non andare. Ma il per sempre innerva della presenza e della bellezza di Dio anche queste relazioni, anche quando non dovessero essere totalmente riuscite. Aggiungerei anche un'altra cosa che mi ha fatto sempre pensare in questo per sempre. Ricordo, era il 14 di febbraio, giorno di San Valentino del 2014, quando Papa Francesco fece la prima festa dei fidanzati a Roma. Noi dalla diocesi eravamo presenti con 6 pullman e quindi eravamo in tanti. E allora Papa Francesco parlò ai fidanzati del sì per sempre della propria vita. Ecco, a me piace collegarlo anche con la generazione, con i figli. L'amore è un dono per sempre, non solo tra i coniugi, ma i figli ce lo richiedono. Perché non può essere solo amore quando si genera la vita fisicamente, ma quella vita è chiamata ad essere accompagnata nel per sempre di una donazione, nel per sempre di un ascolto, nel per sempre di una crescita, per cui siamo chiamati a non debilitarci, a non aver paura se a volte non ci riusciamo, perché abbiamo sempre la possibilità di guardare avanti, e guardare avanti significa guardare a Dio, e guardare ad un Dio che quel per sempre lo scrive con noi, con la forza del suo spirito, con la grazia del sacramento che abbiamo ricevuto. Don Vincenzo, allora, noi dicevamo all'inizio, trattando della puntata, della tematica della puntata, il per sempre e la bellezza dell'amore, quindi
si conferma, ecco, il fatto che il per sempre è la bellezza dell'amore, come abbiamo avuto anche modo di ascoltare dalla testimonianza che gli amici nel video hanno offerto. Pienezza di vita, dunque, è bellezza dell'amore. Certamente, e ti ringrazio anche per questa sottolineatura, perché forse oggi la cultura dominante fa vedere il per sempre quasi come un peso, come qualcosa che ci viene aggiunto dall'esterno, come se una legge ci dicesse che il nostro amore deve essere per sempre. E invece è l'amore in sé, e quindi la natura stessa dell'amore che esige un per sempre, ma questo anche nelle relazioni umane. Cioè non può essere possibile che io ti posso voler bene a tempo, ti posso voler bene oggi sì e domani non so come. Ecco, l'amore per sempre è la natura stessa dell'amore, la bellezza stessa dell'amore. L'amore o è per sempre, dicevo anche prima, oppure realmente manca dell'essenziale. Abbiamo visto allora, Don Vincenzo, anche questa testimonianza degli sposi nel video che il Dicastero, che sta preparando questo importante incontro di giugno, ci hanno offerto. Testimonianza molto bella, molto importante, legata anche al dono dei figli, come ho avuto modo di sottolineare. Allora io mi fermerei qualche istante per la pubblicità e poi andrei dai nostri amici Antonio e Michele, in maniera tale anche da essere concreti e capire come effettivamente si esplica questo per sempre, questo dono della maternità e della paternità che tu, Don Vincenzo, ci hai così ben tratteggiato. Allora restate con noi pochi istanti, una breve sosta pubblicitaria e poi riprendiamo con l'armonia della vita. Eccoci tornati ancora insieme, dunque il per sempre e la bellezza dell'amore, il tema della puntata di quest'oggi, in questa giornata speciale, in questo venerdì santo in cui contempliamo la morte del Signore. Per riprendere le parole di Papa Francesco relative alla famiglia, il Papa dice: la famiglia è l'ambito non solo della generazione ma anche dell'accoglienza della vita che arriva come dono di Dio. E allora io mi sposto alla sinistra del nostro studio per andare dai nostri amici Antonio e Michela, proprio per trattare di questo tema della paternità, della maternità, che nella vostra famiglia è davvero ben presente ed esplicato. Ecco, con quali emozioni voi avete accolto il dono della vita? Partirei da Antonio. Parto io. Benissimo, parte Michela, grazie. Allora, io oserei dire con quante emozioni più che con quali, perché come coppia, come tutte le coppie, sognano di creare una famiglia, ma nel nostro caso ci è stato dato un dono enorme. Perché noi abbiamo avuto nella prima gravidanza 3 bambini, quindi le emozioni non sono state quali, ma quante. Probabilmente non c'è stato neanche il tempo di capirle sì. Le emozioni. E sono state tantissime, infatti noi diciamo sempre che siamo saliti su un treno ad alta velocità e ancora dobbiamo scendere. E, quindi sono state tante e anche controverse, però il tutto è inondato da una gioia immensa e dal riconoscere che c'è stato fatto un grande dono. E quindi, come dice il Papa, non dobbiamo mai lasciarci prendere dalle preoccupazioni, perché queste poi vanno a affievolire la bellezza e la felicità del dono che ci è stato dato. Antonio. Allora, io devo dire che il Papa ci ha detto di non aver paura. In realtà noi in quella situazione abbiamo avuto un po' di paura, ma in realtà perché dovevamo cambiare un po' tutto, dovevamo cambiare il nostro modo di fare, dovevamo cambiare i nostri progetti, dovevamo ripensare un po' alla nostra vita e incominciavamo a sognare un pochettino, incominciavamo a sognare un po' il volto di questi bambini, incominciavamo a pensare e a vedere a volte anche la nostra vita insieme con i bambini, ma poi c'era la paura della gravidanza, perché comunque 3 bambini è stata una gravidanza molto particolare. E ricollegandomi proprio a quello che ha detto Don Vincenzo il Papa, il per sempre, noi l'abbiamo riscoperto proprio in questi 3 bambini.
Poi se ne è aggiunto un quarto, quindi in questi quattro bambini l'abbiamo riscoperto in questo, ma soprattutto l'abbiamo riscoperto anche nella bellezza di riscoprirci ogni giorno, perché comunque il per sempre parte, secondo me, dalla riscoperta continua dell'altro, che deve avvenire nella quotidianità, perché poi nella quotidianità la coppia vive e nella quotidianità la coppia si forma e si conosce. Ecco, quella coppia che la vostra nello specifico ha sì sognato il dono della maternità e della paternità, però come diceva Michele è stato poi un saltare sul treno in corsa. Ecco, farvi la domanda: come ci si prepara poi al dono della maternità e della paternità può sembrare quasi un controsenso, però comunque è un cammino di preparazione, se vogliamo. È un cammino di tutti i giorni, perché non c'è un'università o un corso che ti insegna, no, lo impari tutti i giorni, sbagliando sicuramente, perché ci troviamo tutti i giorni ad affrontare situazioni nuove, perché ogni figlio è diverso, motivo per cui abbiamo dato un nome diverso ad ognuno, perché ognuno è diverso e quindi ogni situazione, seppur uguale, cambia rispetto a un altro figlio, e quindi si impara tutti i giorni, si sbaglia tutti i giorni e quindi la maternità è un cammino insieme col figlio, quindi si impara stando con i figli. E quindi Antonio, com'è essere papà di un 3 più 1, come dicevamo anche prima fuori a telecamere spente? È difficile, ma nello stesso tempo è bello, perché poi quando torni a casa da una giornata di lavoro stanco, quando tutto è andato male, loro ti accolgono. E quindi noi siamo partiti dall'accoglienza, abbiamo accolto questi quattro bambini, questi quattro giovanotti oramai, e sappiamo benissimo che non sono i nostri, ma noi siamo semplicemente i loro custodi. Ci sono stati affidati, noi li guidiamo, li custodiamo, e stiamo al loro fianco e cerchiamo di trasmettere quelli che sono i valori della vita. Però molto ci insegnano loro, molto ci danno loro. Come diceva la coppia nel video, quando ci sono quei momenti di tensione all'interno della relazione di coppia, loro sono lì a sminuire il tutto con una battuta, con un sorriso, e questo poi ci permette di andare avanti, di capire qual è veramente il senso e il valore della vita. Sì, perché tornerei da Don Vincenzo, perché tu prima dicevi di questo per sempre che è sì legato alla coppia, però è una cosa che chiedono anche i figli. E quindi, non so se ti ricordi, noi parlavamo di questa tematica proprio quando trattavamo della vocazione della famiglia, di questa chiamata che non è una chiamata e una risposta, ma è una chiamata vicendevole, potremmo dire. Sì, sì, certamente. L'amore, come sua definizione, è guardare all'altro. E questo guardare all'altro avviene anzitutto nella relazione di coppia. Perché la vera culla dove noi poggiamo i nostri figli, dove i nostri figli crescono, imparano e insegnano, come diceva Antonio prima, anche a noi i valori della vita, la vera culla è l'amore tra dei coniugi. Allora quell'amore che lega loro per sempre e li lega in una unione inscindibile che è cementata proprio dalla presenza del Signore, della sua grazia, della forza del suo spirito, è il vero bene per i figli. Tante volte oggi è veramente penoso sentire anche alcuni genitori i quali chiedono che siano i figli a capire le loro, anche a volte le loro sconfitte, per carità, senza nessun giudizio. Sembra quasi che siano i figli che debbano capire che quell'amore è finito e che quindi devono imparare come fanno tutti gli altri. L'amore è capace di capire e di entrare già nella conoscenza dell'altro. Per cui anche se è richiesto a volte un sacrificio, anche se è richiesto un ricominciare, anche se è richiesto un vincere quella paura. Mi piace molto la sottolineatura di Papa Francesco. La paura è il contrario dell'amore, perché l'amore è di per sé diffusivo, è capace di fidarsi dell'altro, è capace di vedere anche un raggiungimento finale che è dono di Dio e anche forza nostra. Ecco, vincere la paura sapendo che non siamo mai soli e che il Signore ci fa vivere
la grazia sua nel nostro quotidiano. E allora, Don Vincenzo, ha citato Papa Francesco ancora una volta, lo vogliamo ascoltare relativamente proprio a questa tematica dell'amore e dell'accoglienza, che è un tema che è davvero molto molto interessante. Vediamo insieme il Papa. La famiglia è in cima a tutti gli indici di gradimento fra i giovani, ma per paura di sbagliare molti non vogliono neppure pensarci. Pur essendo cristiani, non pensano al matrimonio sacramentale, segno unico e irrepetibile dell'alleanza che diventa testimonianza della fede. Forse proprio questa paura di fallire è il più grande ostacolo a accogliere la parola di Cristo, che promette la sua grazia all'unione coniugale e alla famiglia. La testimonianza più persuasiva della benedizione del matrimonio cristiano è la vita buona degli sposi cristiani e della famiglia. Non c'è modo migliore per dire la bellezza del sacramento. Il matrimonio consacrato da Dio custodisce quel legame tra uomo e la donna che Dio ha benedetto fin dalla creazione del mondo ed è fonte di pace e di bene per l'intera vita coniugale e familiare. Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura di invitare Gesù alla festa di nozze e non abbiamo paura di invitare Gesù a casa nostra perché sia con noi e custodisca la famiglia. E anche la sua madre Maria, i cristiani, quando si sposano nel Signore, vengono trasformati in un segno efficace dell'amore di Dio. I cristiani non si sposano solo per se stessi, si sposano nel Signore in favore di tutta la comunità dell'intera società. Io direi che Papa Francesco è stato più che rassicurante, permettetemi questo aggettivo, nel descrivere quella che è la situazione della vita familiare. Verrei da voi, ecco, a chiedervi, per chiudere questo spazio, ecco, è possibile rassicurare le famiglie anche con 3 gemelli, con 4 figli, a vivere una vita serena, tranquilla, bella? La risposta direi di sì, è scontata, però vorrei sentirla da voi. Certo, potrebbe sembrare dall'esterno molto faticoso, però quando ci stai dentro invece no, lo fai ed è normale, è meglio farlo che guardarlo, questo sicuramente, a volte uno si deve buttare, deve rischiare per godere di tutto, perché sennò se si frena non si gode mai di ogni singolo momento. Antonio. Sì, io condivido quello che ha detto Michela. Ogni giorno è una continua scoperta dei ragazzi e dei bambini e ogni giorno ci mettiamo alla prova. In un certo senso questa è la bellezza della nostra famiglia, perché comunque noi non diamo nulla per scontato. Sappiamo che ogni giorno c'è qualcosa di diverso, c'è una novità che dobbiamo affrontare, un'emergenza, un bisogno, una gioia, e questo ci fa andare avanti. Bene, allora io direi che con Papa Francesco e la testimonianza di Antonio e di Michela davvero abbiamo provato a chiudere un cerchio che ovviamente andrebbe approfondito ancora di più, perché non abbiamo toccato, anche Don Vincenzo, la tematica della vicinanza della famiglia ai membri esterni, i nonni, gli amici, le persone fragili. Lo rifaremo sicuramente, però dobbiamo anche tenere presente, il Papa lo fa in maniera davvero molto molto bella all'interno di Amoris Laetitia. Allora noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora qui con l'Armonia della Vita per scoprire un progetto molto molto particolare in favore delle famiglie. Restate con noi.
E nell'ultima parte del nostro programma, come sempre, vogliamo aprirci a coloro i quali hanno fatto della vicinanza alla famiglia, potremmo dire, un motivo in più. E quest'oggi sono davvero contento di avere nei nostri studi Cristina Riccardi, che è la vicepresidente del Forum delle Famiglie e la referente di questo progetto che andremo a presentarvi. Ciao Cristina, ben trovata. Grazie a voi dell'invito. Dunque, la proposta che oggi andiamo a presentare, il progetto, si chiama Un Euro a Famiglia e nasce durante l'emergenza Covid, dalla lettera aperta di un'operatrice sanitaria che metteva a disposizione il suo compenso extra, il suo compenso dovuto all'emergenza, per aiutare le famiglie in difficoltà, in sofferenza economica soprattutto. Ecco, è un'emergenza quella economica che continua anche oggi, potremmo dire, e che ha contraddistinto ovviamente anche la prima parte dell'emergenza sanitaria. Sì, la peculiarità di questo progetto è proprio che non è nato a tavolino, non è nato sulla carta, ma è nato proprio dalla disponibilità di questa dottoressa che nelle primissime settimane ha visto aumentare notevolmente il suo impegno lavorativo con un conseguente aumento anche delle entrate, dello stipendio. E credo che molto cristianamente questa persona si sia resa conto che in fondo da quella tragedia, di cui forse in quanto medico percepiva anche di più la gravità, noi molto meno, pensavamo che in breve tempo l'avremmo superata, stava ricevendo un qualcosa in più da una vera tragedia, da quella che poi si è dimostrata essere una vera tragedia. D'altro canto, il forum stava ricevendo anche invece richieste d'aiuto di famiglie che improvvisamente si sono trovate nella difficoltà di far fronte alle spese quotidiane, perché i negozi erano chiusi e quindi se eri un commerciante improvvisamente la tua attività è stata bloccata e la storia che ormai conosciamo bene. E probabilmente il fatto che questo progetto sia nato in questo modo ha fatto sì che immediatamente la risposta sia stata altissima. Noi ci siamo dovuti chiedere come poter mettere, no? Passatemi il termine poco bello, ma offerta e richiesta in contatto tra loro. Quindi c'è stata una progettazione a tavolino, ma per rispondere a queste disponibilità e a questi bisogni di aiuto. È nata così l'idea di chiedere alle famiglie di impegnarsi in modo continuativo con delle cifre limitate, da questo un euro a famiglia, perché noi in realtà in principio abbiamo chiesto un euro al mese ad ogni famiglia. Un euro anche per una famiglia in difficoltà non fa la differenza, però può fare la grande differenza per chi invece non riesce a pagare una bolletta. Questo è stato lo spirito del progetto. È continuato per tutto l'anno, infatti abbiamo questi donatori che si sono impegnati veramente, alcuni anche con cifre più consistenti, ma la gran parte con cifre basse, cifre se vogliamo anche simboliche, ma che ci hanno permesso di aiutare molte, molte famiglie, dalle quali poi abbiamo anche ricevuto tanti ringraziamenti. Io approfitto anche di questi inviti per portare a tutti i sostenitori il ringraziamento delle famiglie che sono state aiutate. Oggi non possiamo dire che la situazione di difficoltà economica è superata, non solo perché gli effetti della pandemia si fanno ancora sentire, molti non sono ancora riusciti a tornare ad avere un lavoro pieno e sicuro, però purtroppo si è aperta un altro fronte di grossa preoccupazione, che è la guerra,
Per cui oggi effettivamente noi stiamo ancora aiutando famiglie in difficoltà a pagare bollette, perché le bollette sono triplicate. E quindi quando una famiglia era già in difficoltà, stava cercando di ritrovare l'equilibrio perso a causa della crisi causata dal Covid, questi forti aumenti hanno purtroppo spinto ancora famiglie a dover chiedere aiuto. Ecco, la famiglia, Cristina, è stata funestata dalla crisi sanitaria, come ha ricordato anche dalla guerra. Quali sono dunque queste istanze che vi vengono presentate dalle famiglie che a voi si rivolgono, che si rivolgono al vostro forum? Allora, noi abbiamo pensato questo progetto per sostenere famiglie non in difficoltà cronica, per capirci, ma proprio in difficoltà legate a delle situazioni contingenti. Quello che possiamo dire è di aver notato che tante famiglie riescono a prendersi cura dei propri figli, dei propri anziani, attraverso il lavoro che svolgono, non hanno grossissime necessità, ma in realtà sembra che grandi capacità di risparmio non ci siano. E quindi questo, nel momento in cui si crea una situazione come quella che abbiamo vissuto, porta al dover chiedere aiuto a qualcuno. L'altro aspetto che si è evidenziato in modo, vabbè, già conoscevamo, è la difficoltà delle donne ad avere dei lavori sicuri. Infatti la maggior parte delle persone, 90.000 donne, con lavoro precario sono rimaste senza lavoro, e questo è un altro aspetto che questa situazione ha messo in evidenza e che noi abbiamo avuto modo di toccare con mano, perché alcune famiglie dicevano: fino a settimana scorsa avevamo due redditi, ora ne abbiamo uno solo, quello in genere del marito, e non riusciamo più a arrivare a fine mese. Questa è una situazione particolarmente evidente. È chiaro che poi in quei momenti si è aggiunto tutto il tema della necessità della cura dei figli, che a quel punto dovevano avere anche gli strumenti per collegarsi alla scuola, alla DAD. Non è vero che tutte le famiglie italiane, almeno fino a un anno fa, erano già così attrezzate ed evolute in termini informatici. Abbiamo aiutato delle famiglie nelle prime settimane ad acquistare degli strumenti perché i bambini potessero seguire la scuola. Insomma, questo progetto è stato anche un modo per il forum delle associazioni familiari di mettere mano e di scoprire, di verificare veramente la realtà, la vita delle famiglie italiane, ma anche la ricchezza delle famiglie italiane, perché veramente c'è tanta gioia in questo progetto, perché le famiglie che chiedono riconoscono l'esistenza di una rete sociale che le può sostenere nei momenti di difficoltà, e d'altra parte le famiglie che sono in grado di aiutare riconoscono di essere risorsa anche per altre famiglie e non solo per se stesse. Ecco, Cristina, una rete sociale che le famiglie davvero devono in qualche maniera tessere, però il problema rimane sempre poi legato al reale sostegno che la politica, chi prende le decisioni in definitiva potremmo dire, deve compiere. Quali sono allora queste decisioni, queste politiche che in qualche maniera possono aiutare le famiglie italiane? Sono tantissime. Il forum, come voi sapete bene, in quest'ultimo anno ha puntato sull'assegno unico, che chiaramente avrà bisogno di tempo per entrare in regime, per rispondere al meglio alle necessità delle famiglie, ma già sta dando dei frutti. Se non altro per il valore, per il riconoscimento del valore che attraverso questo strumento è stato dato alle famiglie e ai figli delle famiglie, no?
Quindi di questo siamo molto molto contenti. Rimane però ancora tanto tanto lavoro da fare in termini di politiche per la conciliazione famiglia-lavoro. Troppe donne sono ancora penalizzate dal fatto di dover scegliere tra il lavoro e la cura dei figli. Questo non va bene. Ormai è sdoganato che il ruolo paterno è cambiato negli anni. Quindi anche qui politiche che possano anche fa facilitare i padri a fare i padri. Insomma, c'è veramente tanto da fare. C'è davvero tanto lavoro da fare, allora anche noi speriamo attraverso questo programma di riuscire a creare un dibattito intorno alla famiglia. Grazie Cristina per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie mille e buona giornata. E allora siamo giunti al termine della nostra puntata in questo Venerdì Santo. Io vorrei ringraziare i nostri ospiti per essere stati con noi e ne approfitterei anche per fare gli auguri di Buona Pasqua. Buona Pasqua Michela, Buona Pasqua Antonio e Buona Pasqua Don Vincenzo. Noi ci rivedremo la prossima settimana con una nuova puntata. Grazie, sì. Buona Pasqua a tutti quanti voi, cari amici. Ci rivediamo la settimana prossima.